Prosegue l'impegno dell'Associazione Culturale Terra e Identità diretta da Gianni Braglia per la riscoperta della storia modenese, una storia troppo spesso dimenticata. Venerdì scorso, presso il Circolo degli Artisti di via Castelmaraldo, si è tenuto un interessante incontro. Il servizio. Questa volta l'Associazione Terra e Identità ha approfondito un capitolo molto interessante della storia ottocentesca. L'appuntamento di venerdì scorso al Circolo degli Artisti, intitolato L'imperatrice Sissi Ludwig II, i parenti illustri di Adelgonda di Baviera, ultima duchessa di Modena, si inserisce infatti nell'ambito degli incontri dedicati a 100 anni dalla morte alla figura della duchessa modenese, appartenente alla famiglia Wittelsbach. Per la precisione, l'imperatrice Elisabetta d'Austria era cugina di Adelgonda, mentre re Ludwig II era suo nipote. Durante l'incontro, Angela Baranzoni, appassionata di storie estense ed asburgica, ha pure portato i saluti dell'arciduca Marcus Habsburg-Lothringen, discendente di Sissi e di Ludwig II, e letto una sua lettera inviata in occasione di questo evento. Ma sentiamo i relatori al microfono della curatrice del convegno, Elena Bianchini Braglia. L'Associazione Terra Identità ha deciso di presentare quelli che sono i parenti più illustri di Adelgonda, l'imperatrice Elisabetta, più nota come Sissi, e Ludwig II, che è quello che ha fatto costruire tutti i castelli fiabeschi che ancora oggi attirano milioni di turisti in Baviera. Abbiamo con noi Antonio Quarta, che ci parlerà di Ludwig II, che ha scritto un bellissimo libro sulla Baviera, e Enrico Ercole da Milano, che invece parlerà di Sissi. Adelgonda e Sissi, due personaggi tanto simili che si assomigliano anche fisicamente, eppure come carattere diversissimi. Stasera ci parlerà di questo. Sì, è stata una scoperta piacevole trovare questo legame tra Modena e la Baviera attraverso questi due personaggi. Furono cugine prime, due persone che si conobbero, non furono propriamente grandi amiche nel senso corrente del termine, però comunque ebbero dei punti di contatto. Due cugine diversissime tra loro, tanto riservate, compresa nel proprio ruolo Adelgonda, quanto invece decisamente un po' più sopra le righe, un po' più ribelle Sissi, e faremo questo confronto, mettendo anche vicino due terre così lontane, ma in fondo così vicine, come Modena e la Baviera. Antonio Quarta, perché, da dove nasce questa passione per Ludwig? La mia passione nasce da questo re che, a distanza di 130 anni dalla sua morte, in Baviera è ancora molto ricordato. È importante per ciò che ha lasciato. Il castello di Neuschwanstein è uno dei più fotografati castelli al mondo. E perché la Baviera, che se ne dica, è una terra molto ospitale, molto interessante, con patrimoni artistici e culturali di elevato valore. Questo è il motivo per cui parleremo di Ludwig e di Baviera. Quello tra Ludwig II, Adelgonda e Sissi è un tris veramente molto importante e interessante, e con questo auspicio Modena si avvicina ancor più alla Baviera geograficamente, ma non soltanto.